Buonasera. Cerchiamo di andare sul bilancio della stagione perché già le hanno chiesto di tutto e di più sulla partita. Andrea Agnelli, dopo l'eliminazione della Juve dalla Champions, ha detto abbiamo fallito l'obiettivo stagionale, poi ha giustamente enunciato agli altri che la Juve ha raggiunto lo scudetto, la Supercoppa. Lei all'inizio stagione disse dobbiamo essere competitivi su tre fronti fino alla fine. Ritiene di aver fallito questo obiettivo? Ritiene di averne centrati comunque altri, la valorizzazione della rosa, il secondo posto e quindi la qualificazione Champions? Beh, insomma, dispiace essere usciti da una competizione importante come la UEFA, credo fallito l'obiettivo. Sapevamo che era difficile competere in Europa, tant'è che non c'è nessuna squadra nelle semifinali del campionato europeo, quindi lo sapevamo che era difficile. La stagione, io dico che se sotto il profilo dei risultati abbiamo l'obiettivo di raggiungere il secondo posto, che non è poca cosa, l'obiettivo di entrare in Champions League, l'obiettivo di preparare bene il prossimo anno, pensando che questa squadra sia rinnovata, si sta rinnovando e si rinnoverà. È una conferenza stampa internazionale, mi piacerebbe dare la parola alle testate più importanti. C'è qualcuno che vuole prendere la parola oppure andiamo così, random? Repubblica. Sì, no, volevo chiederti su Insigne, insomma, dalla tribuna sembrava insomma, un po' arrabbiato per il cambio, è successo qualcosa No, oppure non era nell'amministrazione? assolutamente arrabbiato per il cambio, era dispiaciuto per il risultato, per la partita, probabilmente per il fatto che ha ricevuto qualche fischio, ma assolutamente non aveva nessun problema con me. Corriere della Sera. Mister Mertens nel post partita ha detto i tifosi non devono lamentarsi perché siamo un gruppo di giocatori normali che sta provando a fare il massimo. Innanzitutto, se è d'accordo con questa dichiarazione e poi cosa si può fare per fare in modo di arrivare a ciò che sta dichiarando da tempo, di arrivare alla vittoria, perché il Napoli negli anni manca sempre qualcosina per arrivare al successo. Beh, è chiaro che la contestazione dispiace sempre perché tutto sommato io non ho niente da rimproverare a questi giocatori. È vero che abbiamo avuto dei momenti di difficoltà durante la stagione, è vero anche che la stagione non è finita e che la dobbiamo chiudere bene, però diciamo a livello di serietà, di professionalità, di qualità, questa squadra ha mostrato di essere competitiva anche contro le grandi squadre d'Europa, squadre che hanno il triplo e il quadruplo del nostro fatturato, perciò sono convinto che questa rosa ha qualità e questa qualità abbiamo tutti l'intenzione di migliorarla il prossimo anno. Canale 21. Di Canale 21, mister, ieri lei aveva chiesto cuore, coraggio, intelligenza. Quanto diciamo è stato messo di quello che lei aveva chiesto nella partita e cosa salva di questo finale di Europa League davvero brutto perché le ultime tre gare il Napoli purtroppo le ha perse tutte e tre. Cosa di buono c'è per costruire per il futuro? Ma io dico che è vero che siamo tutti molto dispiaciuti, il cuore c'è stato per tutti i 90 minuti, ci abbiamo provato. È vero anche che la squadra nella prima parte credo che ha giocato una partita intelligente fino al gol dell'Arsenal, perché abbiamo difeso con difficoltà, ma è anche vero che abbiamo avuto due opportunità per cercare di sbloccare. In questo tipo di partite, quando devi rimontare, è fondamentale che gli episodi ti siano a favore. Dopo sul gol di Lacazette la partita praticamente è finita. È vero che abbiamo perso le ultime tre, ma è anche vero che siamo arrivati nei quarti di finale dell'Europa League, è anche vero che siamo arrivati a pari punti in un girone difficilissimo, probabilmente con una squadra che candidata a vincere la Champions League, quindi non è tutto da buttare. Questa squadra ha dimostrato di essere competitiva, probabilmente abbiamo avuto un calo nella seconda parte di stagione, vogliamo rimediare cercando di raggiungere il secondo posto in campionato. Pianeta Napoli e poi Teleluna. Buonasera, a gennaio le fece un primo bilancio dicendo sul campionato la Juventus è più avanti di noi come qualità tecniche, in Coppa Italia e in Europa League arrivare fino in fondo dipende solo da noi. Ecco, pensa che lei è stato forse troppo ottimista nella valutazione dell'organico? No, io sono convinto che questo organico è un organico di ottima qualità, che i giocatori hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Purtroppo il calcio è questo, a volte non ti vengono
tutte le cose come vorresti, oggi ci abbiamo provato, non è andata bene, guardiamo avanti, non facciamo drammi, perché nessuno drammi qui li fa, dentro la società nessuno fa drammi, non lo fanno i giocatori, non lo fa la società, siamo tutti uniti e compatti per cercare di migliorare questa squadra e di portarla magari il prossimo anno più avanti di quella che non siamo riusciti a portarla quest'anno. D'altronde non mi sembra che il Napoli abbia, diciamo, nella sua storia fatto tanti quarti di finale, no? Quindi l'obiettivo è cercare di migliorare sempre. Teleluna e poi a chiudere il Roma. Buonasera Carlo, volevo chiederti, già hai detto che l'obiettivo fino a fine stagione per quanto riguarda il campo è il raggiungimento del secondo posto, ma voglio chiederti, queste settimane che mancano alla fine della stagione, a cosa serviranno oltre il campo? Farei delle valutazioni, serviranno per incominciare a programmare il futuro? Queste settimane a cosa serviranno? L'obiettivo, il futuro è già programmato, siamo già avanti con i lavori, ma l'obiettivo per queste giornate è di raggiungere il secondo posto il prima possibile, e quindi tutte le partite sono una buona occasione per aumentare il vantaggio, per mantenerlo inalterato, tutto qua. Per quello che riguarda ciò bisogna di programmare il futuro è già programmato, l'abbiamo già programmato da tempo. Il Roma? Eccomi qua, buonasera mister, ho sentito le interviste alle TV, ha parlato di episodi, gli errori sotto porta di oggi, anche quelli dell'andata, anche l'errore di Meret sul gol di Lacazette, le volevo chiedere se per lei rientrano negli episodi oppure fanno parte di qualche limite che ha la squadra, se sì che tipo di limite ha palesato, se di esperienza, di mentalità, insomma. Alla chiave della qualificazione, inutile che ci giriamo intorno, sono stati 20 minuti della prima partita, perché e lì è stata, diciamo, tutto quello che ha condizionato la qualificazione, dove quei 20 minuti li abbiamo fatti molto male. Per il resto la qualificazione e le due partite sono state equilibrate, non è che c'è stato questo divario come dice il risultato. Dobbiamo prendere atto, abbiamo giocato contro una grande squadra, lucida, molto, diciamo, precisa nelle cose che doveva fare, è tutto qua. È emerso un collega inglese e quindi gli diamo per la parola come ultimissima. Please. Carlo, how impressed have you been with Arsenal under Unai Emery and how do you rate their chances of now winning this competition? I think Arsenal is an intelligent team. They play well in front. When they need to defend, they defend together. And so they are really well organized, you know, offensively and defensively. It's not the team that play, in my opinion, fantastic football, but a really intelligent team, because when they needed to defend, they defended together and they did a good job and they deserve, I think, the victory, and I hope for them the best in Europa League. Grazie, arrivederci.